Salve a tutti, io sono The Long Gamer e benvenuti a l'angolo del frutta e verdura di SP Giochi. Hello! Oh, no! Oh, cos'è successo? Oh fuck! Cominciamo troppa male! Enfasi, troppa enfasi! Sì, complimenti! No. Lei è un venditore che sa attirare l'attenzione, vuole una sistemata? La so tirare più sì, che aspetti, altro. Guardi, la sistemo io, abbia pazienza un secondo. Gente che mi scrive. Okay, a posto, come non è successo niente, vedete, tutto a posto. Guardi, le angurie sono tutte vive. Vuole acquistare qualcosa? Abbiamo tante grasse, teste mozzate in scatole di vetro. Sì, ma è una patata. Soprattutto. No, è lì, è cosa... Tante. Wow, mio Dio, no! Non tocchi la frutta e verdura. Okay. Non la tocchi, mi raccomando. Dov'è finito? Non la vedo più. Sono qua. Non è... Guardi, che è lei che è finito in giro, non io, in verità. Ok, io me ne vado. Me ne vado, basta, anche troppo. Cosa? Perché? Non vuole mia angura, aspetti che la inseguo. Non scappi. Ok. Non scappi. Cosa ha fatto? Arriva, prendila. Wow. Cosa? Mi sa che lei domani non va al lavoro, Cosa vuole fare con quella? Mia anguria. Lasci l'anguria. Oh mio Dio, cosa sta succedendo alla mia bancarella? Le risparmi di una vita. Io vado a appartarmi con l'anguria, è stato un piacere. Anguria. Scusi, può fare un po' di silenzio che qua stiamo cercando di avere un po' di privacy all'anguria? No, lei non può avere privacy con la mia anguria. Guardi, l'ho quasi messo in sesto. Mancano un paio di tavoli, ma scommetto che lei mi può accompagnare all'IKEA, ormai è un esperto. No, guardi, basta IKEA. Sono allergico all'IKEA e agli svedesi, faccia lei. No, venga qui. Vada via, fuori dai coglioni. No. Vada, via. No! Via. Dove sono? Siamo entrambi in... Dove? Oh! Dove? Dove è finito lei? Aspetta, le faccio compagnia. Scusi, abbia pazienza un secondo. Fuori dai coglioni! No! Questa è stata soltanto una piccola introduzione per il nostro commercio di angurie, che sarà per coprire il vero commercio che abbiamo qui sotto. Cosa abbiamo qua sotto? Giusto? Abbiamo le piscine olimpioniche di Federica Pellegrini. Certo, infatti, i pavesini dove li vendiamo? Un'anguria! Guardi, l'anguria è venuta da sola! No! È arrivata da sola, ti seguiva, ti giuro! Davvero? Mi sono spaventato! Aspetta, mettiamola in acqua che è meglio. Ops, ok, no, è ancora integra. Ecco qua. Chissà se... La metto in fresco, ecco fatto. Galleggiano. Certo che galleggiano, sono angurie. Vediamo se i divani galleggiano, salga sul divano. Sì, i divani galleggiano, ma col coglione sopra mi sa di no, Ok. Vediamo, che no, sono andato proprio a fondo. O sono ingrassato io. Proprio. No, è il pene, glielo dico io. Sì, mi dica. Viene a farsi un giro fuori, guardi. Intanto che lei perdeva tempo, hanno costruito. È passato il circo, tanto che aspettavamo. Il ciclo è passato. Il ciclo. Ah, sì, perché sì, sono donna, è vero. Non è in centro. No, sì. Ma quando è successo? Andiamo. Abbia pazienza. Ah, guida lei? No, metta un ombrello perché io vomito un sacco. Ok. No, dove? Aspetti. Quella era la Non ho ancora la patente, abbia pazienza. Oh mio Dio. Aspetti, c'ha qualche difetto, abbia pazienza. No, l'ho preso in Cina. Oddio. Era meglio la bella vista. Okay. Era meglio la bella vista. È stata una pessima idea. È stata veramente una pessima idea. Oh mio Dio. Pensi se fossimo sotto sopra tipo così, sarebbe un po' fastidioso. Non il retro. Che dice? È un po' fastidioso. Ok, ripartiamo che è meglio che mi sto caccando tutto. Ma che cazzo? Oddio. Penso di aver perso un polmone o un testicolo su qualcosa. Ah no, sono donna, è vero. Lei non dovrebbe avere i testicoli, no. Sono una donna con sorpresa. Ciò con qualcosa, no. Per favore. Ho investito un'anguria. Oh Cristo. No, è viva. No, adesso è morta. No, via. Cazzo, via. Via le prove prima che arrivi la polizia. Potrebbe essere la sorella della Pellegrini. Via le prove. Via le prove. Possiamo. Distruggi ogni santa prova. Ce la puoi fare. Ho fiducia mi in te. Mi sento sporco. No. Aspetti. Via la giostra. Ok, la giostra non c'è più. Perfetto. Scusi, aspetti che... Togliamo intanto il suo banco da lavoro che fino a lunedì non serve. No, amore mio, non puoi scappare. Ci siamo liberati anche del signore. Perfetto, guarda. Due piccioni con una fava. Scusi, si è dimenticato questa granata. C'è ancora un'anguria. Cosa sta facendo? Attento alla granata. No, la granata è... L'anguria è andata. Ok, perfetto. Si è chiuso tutto. Non abbiamo visto niente. Ascolti, che ne dici di un bel momento aereo? Visto che le piace tanto volare e liberarsi nel cielo. Assolutamente. Ok, allora, lei contro di me. Lei scappa col suo aereo, io la inseguo. Ma giusto, però devo scegliere l'aereo adatto. Ma il suo problema, guardi, c'è tutta anche la pista d'atterraggio. Cosa vuole di più? Questo. Ok, non è un aereo, ma ci può avvicinare. Tu sei morto. Ma guardi, l'odore è un po' strano, però. Forse, signore, ho trovato il mio veicolo. Cos'è? No, scusi, cos'è? Ma mi ha plagio. Mi ha copiato il mio plagio. L'ha fatto io. No, il suo fa gli arcobaleni. Ma cos'è? Il suo fa gli arcobaleni. Sì, ma lei non sa guidarlo. È più fresh. Porco cane, adesso glielo distruggo perché me l'ha copiato. Oddio, volo da solo. Una bella battaglia aerea.
Battaglia era un cacchio. Dove è finito il suo? Sto arrivando, abbia pazienza. E il mio non vola. No, 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 bastardo. Bastardo. Maledetto, ti insegno io a farmi gli arcobaleni. Vincerà il migliore. Ah, l'acqua no, l'acqua no, l'acqua no, l'acqua no. Ah, sono idrofobo. Sono idrofobo. No, 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 è proprio malato di mente, non è idrofobo lei. Venga qui. È quel periodo. Bye bye. Che fa? Che fa? Bye bye un cacchio. Ma bye venga bye. Venga qui. È mio. No. Venga no, qui. No. Mi ruba l'aereo, qui c'è un minimo di rispetto. No, che fa? Spara. Shot. Ma non spari. Vada via. Ma abbia un minimo di decenza anche lei. Mi ciucci il timone. Cosa? Ah! No, no, Cristo. Si è spalmato, venga a vedere. Si è spalmato contro. No, 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 si parcheggiano così, si parcheggiano così, va tutto bene. Ah, ok. Via. Ok, allora mi parcheggio anche. Via le prove, via le prove. La vedo confuso sul da farsi, sta facendo la cacca. Le porte della carta igienica. Questo deve essere un pollo all'inizio. Ok. Però la tengo su io. Pare... Ma va fuori i coglioni, va. No! Vuole vedere il mio robot giocattolo? No, no, quanto grande è questo robot giocattolo? È piccino, è quello che regalo ai miei bambini, guardi. È piccolo, no, piccolo per i miei bambini. Ok, questa è la versione un po' più grande, forse. Mi devo essere sbagliato un attimino. Anche un raggio distruttore della morte, o sbaglio? Sì, no, vabbè, tipo quello della morte nera. Ma vabbè, era meglio abbondare, sa come ai bambini piace quegli effetti lì. Sono tutti effetti colorati di lucine, vero? No, 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 sono proprio veri veri. Abbiamo assunto scienziati dalla Russia deportati proprio per quel motivo lì. Wow, Cox, che cacchio! Cristo, oh, Cristo! Ma, che cacchio! Due cagnetti. E due cagnetti, un cacchio, mi è arrivato un aereo in faccia. Mi sono spaventato tanterrimo. Due cagnetti e palloncino. Senta, ponga fine alle sofferenze del veicolo. Posso lavarmi santa pace? Cosa fa lei? Vada via? No. Cos'è? Non funziona così le vasche da bagno. Credo lei abbia l'idea un po' confusa. Cosa sta accadendo? Cosa sta accadendo? Guardi, gliela lascio tutta. Gliela lascio tutta, in tutta sincerità. Ma va fuori dai coglioni. Ma guardi, ma no! No! Cos'è? Dove è andato? Aia! Sta bene? Male. Cosa sta facendo? Ci facciamo un bel giro qui. No, guardi, preferisco andare in giro sulla mia palla da cricce. Cos'è successo? Oh, cosa? Ho spaccato la macchina. Oddio. Sono esploso. Cosa? Però è ancora seduto, complimenti. È decapottabile? È tranquillo, è decapottabile. Non è decapottabile, è decapitabile di sto passo. Ok, io faccio finta di aver visto niente. Guardi, quando parla lei è di un linguaggio veramente ambiguo che è una cosa incredibile. No, scusi, che è una cosa incredibile. Ok, questo sono sicuro che sia più per lei che per me. È un veicolo. Perché? Facciamo. Aspetti, mi lascio spingere. Ma come mi lascio spingere? Entri dentro. No, scusi. Oh! Oh cacchio, l'ha preso tutto, complimenti. Non è da tutti, effettivamente. Questa è per noi, è il nostro nuovo nido d'amore. Ma cosa c'è? Cosa? Cos'è? Cos'è? Tac! È fatta per noi, venga qui. Vada dentro, vada dentro. E funziona anche bene. Peccato che non ha il sotto. Dai, venga anche lei. No, perché se avesse il sotto potrei aver potuto fare tipo un... Ma va fuori dai coglioni, ma non posso farlo purtroppo. Quindi mi rovina il momento. Basta. Oh, sto camminando? Che figata! Ma è una figata assurda! Ma è bellissimo! Ma sai, quando la vedo, sai cos'è la prima cosa che mi viene in mente? No, non mi lanci in alto come al solito! Cacchio! Vabbè, per un secondo. No, 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 dica? Perché c'era. Perché ci sono le angurie che si muovono? Un'altra parente della Pellegrini! Maledetta! Pellegrini dovunque! A dare origine alla creazione più maestosa della nostra azienda, a parte che dobbiamo trovare anche un nome per l'azienda. Ah, da quando io e lei abbiamo un'azienda? Scusi, vendeva zucchine, sì, angurie fino a 2 anni fa. Da quando lei ha assaggiato la mia zucchina? No! Non è mai successo! Non è mai successo! Incredibile! Ero ubriaco! Siamo i migliori partner commerciali. Non importa, ha firmato un contratto! Oh, wow! Lei non può. Non può ribellarsi a questa cosa. Che cazzo? Chi mosso? Vai, scemo! Dove è finito lei? Io sono caduto. Oh, cosa ha fatto? Cos'era un Falcon Punch quello? Ok, direi che dobbiamo un attimino sistemare alcune delle giunture. Però, e si è ancora sollevato? Cosa sta facendo? Sta pregando il dio dei robot. No, ma si sta riprendendo. Cioè, la vedo un po' in crisi, però. Aspetti, che glielo sistemo io. Aspetti, un piedino in avanti. Cioè, ce la facciamo? Aspetti. No, guardi che. No, no, no. Ok. Ma cos'è ninja, perfino? Cosa ha fatto? Ma è bellissimo! Ha fatto un backflip, te l'ho detto. Bellissimo! Scusa, ma quanto ci costano sti robot? Wow! Farlo nuotare, no! Ok. Sta prendendo pezzi. Piccoli dobbiamo un attimino rinforzare i materiali, mi sa, Lo vedo anche un attimino con gli spazi. Mi sa che le toccherà pagare un extra in natura. Ma per paghi lei, che pago sempre io in natura, mi sono rotto un po' le palle. No, è lei! Sono con le macchine, nuove macchine fatte dall'IKEA, guardi. No, 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 scusi, è patto solo per gli svedesi, abbia pazienza.
Ecco qua, si leva dai maroni, scusi. Hanno una densità inferiore al legno. E infatti, c'ho tipo un pene che mi sbatte in faccia, ma vabbè, non importa. Ok, ecco qua, arrivederci. Wow! Abbia pazienza un attimo, sono macchine svedesi, bisogna guidare un po' come fanno gli svedesi. Porco cane. E sempre avere pezzi di ricambio e una brugola dietro. Bisogna stare attenti. Oh! Ok, successo niente, tranquillo, non è un problema, tutto a posto. Ah sì, ha ragione, scusi, mi ero dimenticato, abbia pazienza un secondo. Fuori dai coglioni, ok. Guardi, le do ancora una chance prima di andarmene, perché comincio un attimino a rompermi l'ovaie stasera. Ora le mostrerò una grande creazione. Non si tiri giù i pantaloni. Forse soltanto al robot, anzi prima del robot. Ti prepari? Bella! Alla nave che non galleggiava. È un sottomarino nuovo? Bello! È un sottomarino. No, torna su, incredibile. Incredibile! Che galleggia quando uno meno se l'aspetta. No, ammetto che sono rimasto stupito. Complimentoni. Io sono rimasto alquanto stupito. Sì, non mi aspettavo galleggiasse. Ascolta, quegli schiavi che tenevamo nella stiva. No, lascia stare. Tu hai fatto i buchetti per farli respirare? Eh sì, peccato che i buchetti li ho fatti dalla parte di là e sta entrando acqua. Ah, va bene, dai. Spero che abbiano le branchie. Beh, allora, certo, ovviamente. Allora, aspetta, dammi un secondo che eliminiamo le prove. Potevamo guidarla, ma lei le ha dato guardi. Si sta anche muovendo da sola. Va bene, comunque. Si apprezza comunque. Più o meno. Però stiamo lasciando scie di schiavi morti lungo la strada, eh. Dai, con cima non è un problema. Ok, guardi. Ok, è stato... Oh no, ci siamo schiattati. Arrivederci, è stato un piacere. Il capitano affonda con la sua nave, quindi lei mi resta a bordo, ovviamente. Senti che non mi affonda abbastanza in fretta, le do una mano, aspetti, ecco, affondami più rapidamente. Grazie. Ecco qua, ah, finalmente. No, affonda, così non opporre resistenza, no. Ok. Anche durante Titanic hanno dovuto ricorrere a questi problemi. Eh beh sì, certo. Era così anche prima? Sì. Eliminiamo anche i testimoni, scusi. Ecco qua, anche i testimoni in acqua, no, perfetto, perché? Ok, a posto. Guarda sto capitano che non muore. Vai a morire con la nave. La nave non c'è più, mi ha abbandonato. Non mi lascia anche lei. Va bene, non ok. Più la mia bancarella. Vabbè, che tanto lei. Dovunque vado io, lei sente odore di figa. Perciò sono fregato in partenza. Faccia lei. Cos'è sta roba qua? Cos'è? È una bella catapulta della morte. Scusi, amici, fazzi a salire. Abbia un secondo di pazienza. Bella, ma come funziona? Come funziona? Io devo premere questo, penso, questo grande pulsante rosso. Funziona da Dio, guardi, anche troppo bene. Facciamo che ci mettiamo come qualcosa dentro. Sopra. Ok, credo lei abbia un attimino rotto la catapulta. Allora, aspetti. Mettiamo qualcosa di prova, abbia pazienza, mi dia un secondo. Ecco qua, questo è sicuramente un'ottima munizione. C'è anche a propulsione ed è anche meccanico. Non ce la faccio. Mi faccio dare un'occhiata, che tipo di... Non ce la faccio. Che tipo di... Oh Cristo! Non ce la faccio! Cosa ho appena visto? Mi prendo una pausa! Perché? Perché dov'è finita quel poco di dignità che avevo? Ok, tutto bene. Scusate, avevo interrotto un attimo, spento un attimo il microfono. Siamo pronti a riprendere, perfetto. Ok. Ti ho rotolato via il microfono. Pronti? Fuoco! Mi sa che il signore preme verso il basso. Era lei che si muoveva, non era okay, lui. Ok, ok. È lei che si muoveva. Esci da questo corpo, Satana. Allora, sì, ma non lo vedo bene. Cosa sta accadendo? No. Cosa stai facendo? Sciocchi. Non ce la faccio, Espio. È lei che si rifiuta. Espio. Muoro. Buona. Vabbè, che loro... Brava nella ciotola, anche tu. Espio, no! La signora è posseduta. Ok. Facciamo così. Lancio soltanto la signorina. Mi devo spicciare, però. Veloce, vai. 3, vai, là. 2, 1. Fuoco. E lui la segue. Profumo di figa. Beh, non è andato molto lontano, eh. Mi sa che si sono aggrappati alla nostra catapulta. No, mi sa che lei si è aggrappata al salame di lui. Ma vabbè, lasciamo stare, va. Lasciamogli la loro privacy. Andate, ok. È stato un piacere conoscervi. Non riproducetevi troppo. Ok. Rendering fatto. Video caricato. A posto. Ah, un'altra bella giornata di lavoro. Oh no, cosa si è inventato? Cosa si è inventato stavolta? Ma si è rimesso a vendere robe. Hello, un cavolo, ma... No, scusi, ma vende angurie in parte al parco giochi? No, io vendo biglietti e angurie. Ah, biglietti e angurie, complimenti. Scusi un secondo, un attimo. Lei forse non lo sa, ma questa anguria è imparentata con la Pellegrini. No, era imparentata con la Pellegrini. Era imparentata con la Pellegrini. Le altre quattro no, ma questa sì. Ora, vuole un biglietto? Posso averlo gratis? Forse, dipende. Se accarezza questo cactus in maniera provocante e io la filmo. Guardi, allora, è così che ho avuto la mia prima gravidanza indesiderata, quindi lascerei stare. Allora, mi ha convinto, lei si merita un biglietto gratis. Ok. Con lei.
Me lo incarta cortesemente. Ho paura mi faccia la cacca mentre sono sulla giostra. Non è facile, non riesco mai a acchiapparlo. Aspetti. Ok, lo lascio lì, lo vengo a riprendere dopo. Può andare no, bene. Ma deve portarlo, deve portarselo dietro, se no passa la guardia di finanza e la denuncia. Ah, ok. Se lo porti okay, dietro. Okay. No, scusi, ho preso lei, abbia pazienza. Non me, lui! Senta, prendo tutta la bancarella direttamente, qui ci sono tutti i biglietti. Ok, va bene, andiamo insieme a fare un giro nel nostro roller coaster di Indiana Jones. Insieme? No, no, guardi, così che ho avuto la terza insieme. Gravidanza indesiderata. Lasciamo stare, guardi, che non è il caso. Mio Dio, ma lei quanti assegni riceve dallo Stato con tutti i figli che c'ha? Lasciamo stare, guardi. No, guardi che lei dietro è il modo in cui ho avuto la mia settima gravidanza indesiderata. Ok! Zia zitto, partiamo! No, vabbè, questo è peggio delle altre! Le manine! Puttanella! Ma puttanella cosa? Ma lei fa lo stupratore sulle giostre! Da questa angolazione sembra che stia accadendo qualcosa di brutto. Davvero? Questa è la nostra vasca da bagno. Ok, effettivamente attorno, sì. Lei allunga le mani. Cos'era? Cos'era? Dio, quello era un cadavere, No, era il mio quinto marito, tranquillo. Nella roccia! Ok. Stiamo salendo un po' tanto. Brutta. Vomito, brutta. Vomito tutto. Oh, fuck. Piano che qua è un aborto spontaneo. Cosa sta succedendo? Madonna santa. Ok, wow. Ok, io scendo. Ok. Sono bloccato. Vomito. Come faccio a scendere? Mi dia una mano. Gliela do io una mano, aspetti. La mia famiglia di angurie. Così? No, così no, aspetti. Abbia pazienza un attimo che... Ok, dovrei averla salvata teoricamente. Ok, sto arrivando, sto per arrivare alla partenza. Ok, salvato. Fuck. Visto che l'ho salvata? Grazie mio salvatore. Si era un attimo bloccato su un albero, ma vabbè. Ok, va benissimo così, la ringrazio, è stata un'esperienza indimenticabile. Ho dovuto rimuovere la mia bancarella per problemi economici. No, mi sa che gliel'hanno rubata, mi sa che gliel'hanno proprio rubata. Dica così, io mi fido delle persone di questo posto. Erano i cugini del piccione di prima, anzi scusi, piccione barabiglietto di prima che gliel'hanno ciulata, mi sa, Lei è un mostro, se la vedo con questi corvi ora, attaccatelo, miei prodi. Maledetto! E io fuggio. Devo fuggire. E io lo faccio da sidecar. Maledetto. Odio, ho investito. No, via prima che arrivi la pula.